Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Maru con un nuovissimo appuntamento, signori, con Marvel Snap. Nuova season, ma anche nuova campagna sponsorizzata. Signori, abbiamo esattamente una settimana di tempo per fare questa campagna con Misty Continent, questo nuovo gioco bellissimo per mobile. Signori, mi raccomando, trovate in descrizione non solo la lista del mazzo di oggi con Blink, la nuova carta di Marvel Snap, ma trovate anche il link per scaricare Misty Continent. Signori, questo gioco dovete scaricarlo in maniera gratuita da mobile, solo da mobile, e usando, senza usare la VPN o Adblock, quindi assolutamente da non utilizzare. E poi vi basterà semplicemente raggiungere la fortezza a livello 13. Prima ci sono, in realtà ci sono due step, livello 7 e poi livello 13. Il livello 7 lo farete in pochi minuti, il livello 13 lo potete fare anche nel corso dei prossimi giorni, c'è tempo perso, vi mettete a costruire. Quindi semplicemente lascerete anche in background con il vostro telefonino, il vostro dispositivo mobile, e fare il supporto massimo che potete apportare al canale. Signori, non avete scuse, con una settimana di tempo, insomma, non diciamo corbellerie, che non avete il tempo per farlo. Ed è un supporto veramente importante per il canale, soprattutto se magari lo fate in maniera gratuita. Per esempio, c'è chi magari non ha la possibilità di fare le sub, chi non ha la possibilità di spendere i soldi, lo potete fare adesso in questa maniera completamente gratuita. Ma andiamo al mazzo di oggi, nuova carta, signori, nuova season, Blink, proprio lei, anzi la andiamo subito a potenziare, la portiamo blu 3D. Blink, signori, è una carta che è fighissima, ve lo dico subito, è una carta particolare, nel senso, non è che la tirate, dovete usarla con un minimo di cervello e soprattutto con un minimo di deck build. Noi abbiamo fatto l'83 con questo mazzo che giocheremo adesso, ma in realtà già mentre che la usavo mi sono venuti in mente tanti utilizzi fighi. È una 5 energy 7 body che con on reveal dice che swappa, quindi cambia di posizione l'ultima carta che avete giocato con una carta di costo più alto dal tuo mazzo. Questo che cosa significa, signori? Io in questo mazzo la gioco con Wasp a fine partita, perché comunque rimangono poche carte nel mazzo, e quindi magari c'ho tipo ancora Magneto, c'ho Doom, c'ho Vision, posso fare cose e posso swappare Wasp. Però ovviamente Wasp essendo una 0, magari può entrare una 2, può entrare una 3, insomma può entrare una carta del genere, una carta control. La vera forza di questa carta è che comunque può swappare con il costo più alto. Quindi per esempio, se io di turno 4 tiro uno Shang-Chi che va a segno e poi tiro Blink subito su Shang-Chi, è facile che mi prenda una carta che costa più di 4 e quindi mi va a prendere tipo Vision, Doom o Magneto. Cioè, capite che giocare Blink da 7 e trasformare uno Shang-Chi in un Vision, o uno Shang-Chi in un Dr. Doom e in un Magneto, non solo vi permette poi di poter ripescare Shang-Chi, ma appunto vi fa fare una play incredibilmente forte. Ci sono miliardi di combinazioni di mazzi che possiamo fare veramente con Blink e sfruttarne in maniera forte. Molti la stanno giocando con Ela, con dei mazzi big. L'ho giocata anche con Thanos e si è comportata molto bene con le pietre, perché se avete un mazzo di tre carte che costano tanto, alla fine andate a swappare una pietra con una carta che costa di più, quindi non vi uscirà una carta a costo 1 e farete una giocata fortissima. E comunque ci saranno tantissime carte. In questo mazzo giochiamo anche Deud è un'altra possibile carta che possiamo swappare, cioè ci togliamo la meno 3 per mettere qualcosa di più grosso, altrimenti ce lo possiamo autospaccare con Killmonger, oltre a spaccare troppo uno del nostro avversario. Ovviamente siamo un mazzo contro, quindi Red Guardian, Shang-Chi, Enchantress, Gosmo, non ci facciamo mancare quasi niente, manca solamente Mobius all'appello, ma in questo mazzo non ho voluto giocarlo. Io direi che possiamo andare al gameplay. Comunque con questo mazzo abbiamo fatto l'83, è vero che ci sono anche pure parecchi bot con i quali abbiamo massimizzato gli 8 cubi, ma anche lì è l'esperienza. Diciamo che Blink non è una carta che tu la prendi, la giochi ed è subito P, soprattutto quando pesco già le carte giganti in mano. Innanzitutto vediamo il nostro avversario sul mazzo Thanos, non lo è. Arriva X23, è un mazzo self-destroy. Killmonger potrebbe essere una carta forte, potrebbe non esserlo. Sicuramente lo è Cosmo e sicuramente abbiamo missato tutto l'early game. Però va bene, non è un problema, possiamo recuperare dopo. Possiamo recuperare dopo. L'avversario continua a fare punti su X23. Squirrel Girl, attenzione, perché questa Squirrel Girl mi sa tanto di Killmonger Addicted. Qua la situazione non è bellissima, non è per niente bellissima. Abbiamo una mano orrenda.
È il turno 4, non abbiamo veramente niente a giocare. L'avversario snappa. Bah. Forse vado a giocare Cosmo. Però Cosmo qua in realtà non è niente di che. Forse vado a giocare Cosmo qui. Vediamo. Giochiamo Cosmo sì. Proviamo a fare qualche play diversa. L'avversario tira Venom. X23 cambia di posizione. Venom meno 10. Cosmo lo mettiamo lì. E adesso andiamo a giocare Killmonger, lo possiamo fare anche dopo. Quindi secondo me Enchantress Tempo. Abbiamo pescato Profix. Profix è grande rottura di scatola. Però attenzione perché lui perde la location di sinistra. Attenzione. Peschiamo Shang-Chi che potrebbe essere super interessante. E vediamo un po' che succede. Ovviamente non blink. Tireremo Vision e poi valuteremo l'idea di lui fa Nico Minoru into Carnage. Sono 8 punti più X23 che non sappiamo dove finirà. Finisce mid, ovviamente, figurati. Ok, adesso. Se io gioco X23 sicuramente, cioè se io gioco Killmonger sicuramente vinco quella location. C'è anche da dire però, la priorità ce l'ha lui. Ora lui che potrebbe giocare? Potrebbe giocare Death. In ottica differenza punti, tirare solo Shang-Chi non ci fa mai vincere. Questa è difficile, ragazzi. Questa è una play molto difficile. Molto, molto difficile. Io penso che andiamo a fare kill. Cioè, proviamo a fare Killmonger. Però il problema è che se X23 poi ci ritorna di qua, abbiamo risolto veramente poco. Abbiamo risolto veramente, veramente poco. Con questa giocata non andiamo mai avanti a livello di differenza punti. Ci sarebbe servito Jeff qui. Peccato. Possiamo provare a fare una play del genere. Sperare che lui gioca tipo dei drop a 1. Ecco, con questa giocata riusciamo a vincere. Ma è veramente difficile. Perché X23 già se viene di qua, secondo me non vinciamo mai. Vogliamo andare a regalare due cubi al nostro avversario? Arriva Death purtroppo, quindi già sappiamo che non abbiamo vinto. La roccia è un po' inutile. Vinciamo sinistra, ma sappiamo già di aver perso destra. Ovviamente X23 nel dubbio. Viene lì. Shang-Chi non sarebbe bastato, perché avremmo perso per differenza punti. Con 4 punti di meno comunque avrebbe finito a 18. Peccato. Un po' unlucky. Un po' laghi, però in realtà qui era da passo, eh? Siamo voluti essere un pochino greedy. Ci abbiamo pescato di merda perché abbiamo missato tutto l'early game del nostro mazzo. Che ci dobbiamo fare? Che ci dobbiamo fare? Va bene, ci rifaremo alla prossima. Ci rifaremo alla prossima. Speriamo di giocare Blink un pochino meglio. Peraltro avevamo pescato tutte le carte più costose, quindi Blink non è che ci aveva un grande swap da attuare. Però almeno se avessi pescato Wasp avrei swappato a costo zero. Wasp ovviamente che ce la teniamo per Blink. Blink che come vi dicevo prima può essere anche scombattuta con Shang-Chi. E The Hood invece lo possiamo tranquillamente mettere su Nidavellir. Quindi The Hood lo giochiamo. Sono comunque 2 punti. Atlantis. Penso che giochiamo Demon qui. Penso che giochiamo Demon, tanto che prende il meno 2 va bene. Corvus Glaive, signori, siamo contro un mazzo Ela. E qui Cosmo potrebbe essere importante. Cosmo potrebbe essere molto importante. Turno 4. C'è da dire che io per esempio adesso potrei fare Enchantress per poi fare Doctor Doom, matematico, tirando Blink. E questa non è una brutta play. Quindi vado a fare Enchantress qui. Meno che ovviamente lo pesco. Se non lo pesco è l'unica carta superiore a 4 mana. Quindi ho la certezza di fare Blink su Dr. Doom e rimettere Enchantress nel mazzo. L'avversario ha 5 mana anziché 4. Potrebbe giocare. Che potrebbe giocare? Potrebbe giocare qualche carta già più costosa a costo 5. Essendo un mazzo Corvus Glaive, non mi sorprenderebbe. Arriva Jubilee. Jubilee che va a fare bei punti sfruttando Nidavellir.
Arriva Nebula. Ok. Killmonger potrebbe essere interessante su quella nebula. Sicuramente andiamo a fare Blink sulla nostra Enchantress. Questa giocata ci permetterà di giocare Dottor Doom. E speriamo di pescare un cosmo, qualcosa del genere. Potrebbe essere. Forse la gioco qui. Andiamo, let's go. L'avversario gioca Red Hulk. Noi giochiamo in curva, quindi in realtà con Red Hulk andiamo a trasformare Enchantress in Dottor Doom, quindi abbiamo la matematica certezza. Sono bei punti. Però c'è da dire una cosa. C'è da dire una cosa. L'avversario che ha scartato? Ha scartato Magneto e Odino. Magneto e Odino. Adesso, Magneto e Odino, ragazzi. Io non voglio essere un uccello del malaugurio. Magneto e Odino. Se gioco Magneto qua, gli sposto lui Corvus Glaive. Quindi sono tanti punti per me. Potrei fare una play del genere, ma secondo me qui rischiamo tantissimo. Possiamo sempre sperare che lui Ela non l'abbia pescato. Un mio avversario che non ha pescato Ela, voi ci credete? Io no, vediamo. Ela secondo me se la giocava a sinistra, invece la gioca lì. Con questa giocata ci fa sicuramente avanti. Ela la pesca, ovviamente. Rianima tutto a destra, che godo con un riccio. Quanto posso mai godere con una roba del genere? Mamma mia, quanto punto esclamativo godo in chat. Guardate che chirurgica la Wasp centrale. Godo tantissimo. Non avevamo niente a costo 4 in campo. Quindi Magneto non ha spostato niente. Ho goduto come un riccio. Praticamente era quasi impossibile che ciò accadesse. E invece è successo in un video YouTube. Godo. Godo tantissimo. Comunque, avete visto la forza di Blink? Nella certezza di trasformare quell'Enchantress in Dottor Doom, cioè quella è una play incredibile. Oltre al fatto che rimettete in campo la carta, quindi potrebbe essere una carta risfruttabile. Ovviamente, essendo come tutte le carte che swappano, vi deve rimanere qualcosa di decente nel mazzo, se no di che stiamo a parlare? Quinjet. Vabbè, sappiamo tutti che Jeff lo possiamo spostare dopo. Al momento lo metteremo qui. Non abbiamo un turno 3 per il momento, ma potremmo per esempio pescare una carta a caso tipo Killmonger. Anche Red Guardian, non mi dispiacerebbe farlo sia su Quinjet che su Jeff, potrebbe essere molto interessante. Basta che mi date un drop a 3, grazie. Molto gentili. Potrei anche pensare di tirare Shang-Chi, swappare Shang-Chi e prendere Dottor Doom. Però il problema è che con The Nexus non è che c'è tutta sta forza. Vabbè, sicuramente tiro Killmonger. E sicuramente lui tira Elsa. Meglio Elsa di Great Portal. Vediamo che cosa esce. Allora, la priorità ce l'abbiamo noi. Red Guardian su Elsa è una play che a me piace moltissimo. Dopodiché ci potremmo giocare una 50-50. Potremmo giocare Blink e riportare Redguard nel mazzo. Abbiamo Enchantress e Dottor Doom. Se dovessimo pescare Enchantress, abbiamo la matematica certezza di pescare Dottor Doom. Il problema in realtà è un altro, fondamentalmente. Tanto Elsa non la facciamo attivare. Lui fa Scone, Nogard e fa Valentina. Valentina non prende il buff del più 2. Però potrebbe aver ritardo. Dottor Doom l'abbiamo pescato, quindi abbiamo la certezza che Blink prenda Enchantress. Quindi Blink ci farebbe guadagnare, giocherebbe per 9, Vision giocherebbe per 8. Quindi se ci pensate, comunque Blink qua è più forte. Blink qua è più forte. Perché gioca per 9, Vision gioca per 8, quindi Blink è più forte. Ok, andiamo così. Andiamo a prendere Enchantress. L'avversario gioca Thanos, che l'ha giocato da Valentina. Boh, Magneto mi sembra forte. Magneto mi sembra generalmente forte. Lui può. Cioè, non può cambiare le location in teoria. Quindi, in teoria, non dovrebbe scammarci. Tecnicamente, potrebbe però giocare Shang-Chi. Però, Shang-Chi andrebbe a 11. Se sposta Jeff, andrebbe a 14. Quindi, non vincerebbe lo stesso.
Secondo me Magneto è super fine, ragazzi, vediamo. Questo ho giocato a più pezzo. Use agent, ok, sono punti. Use agent sono. Eh beh, questi sono punti che non mi aspettavo. Use agent into Luke Cage. Ma stai veramente scherzando? Questo ci ha scammato in una maniera clamorosa. Cioè, questa era la combinazione più OP della storia. Quanti punti ha fatto questo Use agent? 4, 8, 12. Ha giocato per 15. 2 per 15, signori. 2 per 15. Clamoroso. Clamoroso. Vabbè, qua non potevamo immaginare una cosa del genere. Tra parentesi, ha anche sfruttato il debuff di Thanos. Ci ho pensato quando ho visto che ha giocato Thanos. Ho detto, vedete che questo gioca Luke Cage. Però ho detto, non mi aspettavo Use Agent, veramente. Il Sage, peraltro, è senza priority, non lo potevo counterare mai con la mia Enchantress. Dovevo sempre perdere la priority. Ok, possiamo mettere The Hood qua. Io snapperei pure. Giochiamo aggressivi, dai. Ci abbiamo Mardelo, facciamo finta che siamo un self-destroy, non so. Angel, invece il self-destroy è lui. Il self-destroy è il nostro avversario. Poi non ho capito perché ha messo Angel lì, però vabbè. Forse per scontarsi. Non giocherei Demon, ragazzi, perché potrebbe essere un mazzo Killmonger. Non giocherei Demon. Vi dico la verità. Anche perché, insomma, se gioca Angel. L'avversario gioca Bucky Barnes. E qua lo scammiamo. Lo vogliamo scammare, eh? Attenzione. Io qua farei Red Guardian. E che va su Bucky Barnes. È vero che ci ammazziamo pure 3 punti di Red Guardian, però. Secondo me ci sta. L'avversario gioca Carnage Tempo. Ovviamente perché voleva fare i punti. Penso che sia un mazzo con Destroyer lui. Secondo me. Lui si sconta Death già di 4. E infatti snappa subito. Potrebbe giocare Death adesso. Potrebbe giocare Death adesso. Sono così tentato dal giocare Shang-Chi. Io lo proverei, ragazzi. Sapete perché? Perché poi posso fare comunque Blink. Proviamo. Proviamo un Chanchi in Predict di Death. Sarebbe una giocata incredibile questa. Invece lui gioca Killmonger. Comunque, Killmonger l'avevamo preso che ce l'aveva. Va bene. In realtà è meno peggio di quello che sembra. Possiamo fare Blink e andare sul sicuro e prendere Vision. Considerando che trasformeremo Shang-Chi in Vision, poi lo possiamo spostare su Altar of Death. E poi possiamo fare anche play super interessanti. Sto pensando di ammazzarmi Wave. Se mi ammazzo Wasp ho 2 energy in più, quindi ho 8 energy. Con 8 energy potrei giocare Magneto into Demon, che non è male. Secondo me ci sta, ragazzi, perché Wasp da sola non serve una mazza. Quindi facciamo Blink su Shang-Chi, Wasp che si va a spaccare lì. È vero che Death in questo momento c'ha un meno 4, avrà un meno 5. E rimettiamo soprattutto Shang-Chi nel mazzo. L'avversario gioca Wave, gioca Deadpool, gioca America Chavez. Si chiude completamente la location, questa non penso di averla capita. Andiamo a prendere Vision, come vi avevo detto. Death costerà 3. Ah, lui non ha più carte in mano, quindi fondamentalmente ha fatto una play. Doom into Magneto nello stesso. Doom into Magneto mi sembra altamente OP, ragazzi. Non so che cosa ne pensate voi. Sette, 5, 12. Penso che 5 punti bastano. Qua abbiamo sempre vinto. Questo se ci dà 8 cubi. Ci fa un grosso piacere. Non penso che possa giocare. Potrebbe avere Death Knull. Però noi andiamo avanti su tutte e tre le location. Quindi a noi va bene. Va a tirare Deathlock, mi sembra una mossa molto forte. Beh, 4 cubi su Deathlock. Io spero che lei, Kai, fosse un bot.
Spero che lei fosse un bot, perché se non lei era un bot, si è fatto di bot. Vabbè. Comunque, capite che la ladder di Marvel Snap con questa gente o con i bot perde un po' di credibilità. Probabilmente spero che fosse un bot. Spero vivamente. Però dove aveva giocato le carte del self-destroy non era una giocata da bot, quindi non lo so. Il tracker non mi riporta che è un bot. Quindi, boh, non so che dirvi. Vabbè. Qua abbiamo pescato già la curva grossa, però avete visto Blink quanto è figa? È vero, ho fatto uno Shenching Predict magari avventato, però è vero pure che ho messo dei punti nel caso in cui non facesse niente. Wasp su Clone Invaz lo posso giocare tranquillamente. Tanto mi torna in mano. Lui gioca Bucky Barnes. La North Dimension può avere senso. Tiriamo Cosmo. L'avversario gioca Mobius. Noi giochiamo Cosmo. La priorità ce l'abbiamo noi, quindi qua possiamo fare un bel Red Guardian. Io forse Wasp la toglierei per prendermi una Jhin. E poi facciamo Jhin. Proviamo a snappare, vediamo che succede. Potrei anche fare Magneto dopo per cercare il Clog da parte sua. Sicuramente qui la priorità su quel Bucky Barnes. Red Guardian, ragazzi, è una carta bellissima se non l'avete presa. Veramente figa. Ha giocato addirittura tre carte lì, quindi probabilmente. Non lo so. Forse un Venom. Jhin. Bucky Barnes. Carnage. E questo è forte perché lui continua adesso a spammarsi i Carnage da 8. Che non sono male. Io qui penso di voler fare Magneto. Penso di voler fare Magneto centro per bloccargli Mobius e riprendermi lui. Tirare un altro Jhin e vedere che succede. Avere sia mana extra che la possibilità di pescare magari delle Vibranium Mines, che non sono male. La speranza è che non abbia fatto un altro Carnage mid. Forse un po' affrettato quel Cosmo che ho tirato, però non mi piaceva tirare Killmonger. Però nel caso in cui fosse qualcosa che distrugge. Ok, lui ha tirato death per avere un'altra death, però l'abbiamo chiuso. L'abbiamo chiuso. Carnage da 8 mi sembra molto bilanciato. Quindi lui ha un'altra death in mano. Diciamo che vincere centralmente non vinciamo neanche perché Magneto non basta, andiamo a 28. Quindi siamo quasi sempre perdenti, penso. Qua c'è veramente poco che possiamo fare. Andiamo di retreat. Andiamo di retreat. Perdiamo due cubi. Veramente senza Shang-Chi qua non possiamo mai vincere. Forse sì, ho tirato un po' presto quel Cosmo. Forse avrei potuto bloccare Carnage. Probabilmente era la mia unica win condition di questa partita. Torniamo all'83. Cerchiamo di chiudere all'84. Così abbiamo fatto un rank intero. Let's go. Partita da due cubi vogliamo. Pescatine un po' brutte. Non c'è early game. Speriamo di migliorare. Magari pescando Jeff adesso. Wasp. Io Wasp comunque aspetterei. Abbiamo Blink in mano.
Allora, potremmo fare Blink per non far pensare Nebula? In realtà Wasp la posso tirare anche su Gamma per avere un ulti in più. Se pesco Killmonger non mi dispiace, quella Nebula smetto di considerarla. Ok, questo è contro Snap. Questo è contro Snap perché andiamo a tirare Killmonger, Wasp, ci andiamo a prendere due Hulk, andiamo a togliere Nebula. Noi comunque abbiamo sia Dottor Doom che Vision per vincere destra. E peraltro se c'è altri drop a uno potremmo spaccarli adesso. Bersaglio tira Mobius, non è un problema. Killmonger va a spaccare quella Nebula. Ci va a dare un Hulk in più. E anche Wasp. Questa è una contro snappata importantissima contro Aigen, che ci porta tanto in vantaggio. E io adesso vado a settarmi un bel cosmo sul suo eventuale Shang-Chi. Questa è una play super fine. Il prossimo turno possiamo giocare Vision per poi chiudere o di Magneto su Cosmo. Oppure se l'avversario gioca Vision a sua volta possiamo pensare di giocare Doom. Questa è una partita che probabilmente abbiamo vinto. No, a meno che non succedano, non so, cose strane. Giocare Dulk. Aeroled non si attiva. Mi dispiace, Mr. Opponent, caro. Vado a tirare il mio Vision. Possiamo anche concludere volendo di Hood into Blink, che prende uno tra Jeff, Red Guardian, insomma, fa cose. Possiamo fare un po' come vogliamo. L'avversario tira Jubilee. Pesca Dottor Doom, signori, a sorpresa. La carta che non ti aspetti, bro. La carta che lo riporta in partita. E ora devo giocare in Tornadino, no? Per forza. Dobbiamo per forza di cose giocare in Tornadino. E quindi dobbiamo fare tipo così. Per forza. Questo si scamma solo con Odino. Siamo tanti punti avanti 100. Sì, questa è l'unica play possibile, ragazzi. Tanto non ha scartato niente, quindi anche se fosse un Ela deck non rianima niente. Vediamo. Sono molto molto curioso, ma a meno che non mi dirà un vivente, una roba strana del genere. Allora, a quel punto impazzisco. Lui tira Silver Samurai e tira Jeff. Ha provato lo scam, ma noi abbiamo Dottor Doom a nostra volta. Mister Opponent, caro, lei deve smettere di fare le angherie. Di provare a farci le angherie. Questa è una vittoria da 8 cubi. Mazzo strano. Comunque, probabilmente un. Ah, no, questa era presa da The Hub. Quindi in realtà ha provato lo scam supremo con Jeff. 8 cubi per noi. Ringraziamo. E portiamo a casa la vittoria. Signori, vi ricordo che il mazzo lo trovate in descrizione. In descrizione trovate anche tutti i link utili del canale, tra cui il link per scaricare il nuovo gioco. Signori, mi raccomando, scaricate Misty Continent per supportare il canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. E noi ci becchiamo tutte le sere in live. Non mancate.